Volete facciamo una lezione un pochino più dinamica, così ci scaldiamo un po'? O volete fare yoga terapia? No? Dinamico? Ci scaldiamo un attimo, dai. Che sennò qua crepiamo. Sì, vabbè, dai. Gambe incrociate un secondo e dondoliamo. Dondola, dondola. Tu volevi fare yoga terapia o ti va bene anche una cosa più dinamica? Mi stavo dormendo. Boh, ci svegliamo. No, perché magari uno è venuto qua e dice voglio, poi sono venuto qua. Perché la mattina sono dura con la schiena, allora yoga terapia mi va benissimo. Ma... insomma, facciamo dolce, ma ci muoviamo. Anche avanti e indietro. Anche diagonale, andiamo verso un ginocchio e poi lontano da quel ginocchio, ci muoviamo su una diagonale, diciamo avanti destra, dietro sinistra, e poi l'altra diagonale, avanti sinistra, dietro destra. Poi pianissimo, il bacino sta relativamente fermo, lo inchiodo giù e faccio solo delle flessioni laterali con il tronco. Perciò il bacino è stabile, non lo alzo più, ma chiedo mobilità alla colonna. E anche avanti e indietro, sempre il bacino non si muove più di tanto e chiedo invece un po' di mobilità in estensione e in flessione di colonna. Poi piano mi fermo al centro e stavolta facciamo dei cerchi con lo sterno, con la parte, diciamo, lo toracico. E facciamo dei cerchi un po' particolari. Quando vengo avanti con lo sterno, il collo va indietro, la testa va indietro. Quando vado lateralmente a destra con lo sterno, la testa va a sinistra. Quando vado indietro con lo sterno, la testa va avanti. Perciò chiedo proprio uno svincolo, una differenziazione tra ciò che fa il tratto toracico e ciò che fa il tratto cervicale. Anche nell'altro verso. Senti che non è proprio semplicissimo da organizzare, ma quando troviamo un po' la strada per questo movimento è relativamente semplice, perché le vie nervose per organizzare questo movimento sono abbastanza battute normalmente. E piano lentamente mi fermo. Cioè, resto un attimo qui, schiena lunga, spalle rilassate. Facciamo mushti, che vuol dire pugno, dal mignolino, chiudiamo la mano, fino al pollice che va a chiudere sul quarto dito, sull'anulare. Risuoniamo con un om. Piano, apriamo gli occhietti, liberiamo i piedini, andiamo subito in Dandasana, il bastone. Schiena lunga, mani spingono, piedi attivi. Cerco anche di assicurarmi che il piede non vada in supinazione, ma
spingere bene la radice del primo dito in avanti, perciò un piede neutro. Immagino veramente di avere una parete sotto il mio piede, sotto i miei piedi, e spingere questa parete, così come sto spingendo una parete dietro la mia schiena. Le mani vanno su, inspiro, tocca bene il cielo. Per evitare la quasi fisiologica flessione, pensiamo quasi di andare in estensione, quasi proprio arcarci verso l'alto, così raggiungiamo un po' di verticalità, e da qui succi, indicazione, che si trasforma pianissimo in pataca e va giù. Paschimottanasana, aggancia le mani da qualche parte, non tenere la catena aperta. Vanno bene i polpacci, le ginocchia, le cosce, ma le mani toccano da qualche parte. Senti questa continuità, senti l'anello chiuso, mani, piedi o mani, ginocchio, quello che è, e senti questa continuità. Lasciamo cadere giù le manine, torniamo in Dandasana. Anche qui, se ti senti un po' flesso, pensa quasi dolcemente ad estenderti. Inspiriamo qui. Stavolta espirando, fletti la colonna, andiamo in appoggio sul sacro, le mani scivolano indietro. Le mani scivolano indietro, punta i piedi, Parvottanasana. Qualche respiro qua. E piano giù il bacino. Facciamo proprio questa sequenza con il vinyasa. Il vinyasa corretto è questo. Inspiro, Kekari Mudra, succi. Paschimottanasana. Fuori tutta l'aria, una piccolissima apnea, polmoni vuoti. Inspiro, Dandasana. Una piccola apnea, polmoni pieni qua. Arrotonda la schiena, le mani scivolano indietro, vai bene sul sacro, fuori tutta l'aria, una piccola apnea, polmoni vuoti per essere sicuro di svuotare tutto, e da qua inspiro, Parvottanasana. Appoggia bene il bacino, Dandasana. E qui facciamo un Dandasana in apnea, polmoni vuoti, l'opposto di quello che abbiamo fatto prima. Inspiro, Kekari Mudra, succi. Una brevissima apnea, polmoni pieni. Paschimottanasana. Apnea, polmoni vuoti. Inspiro, Dandasana, polmoni pieni. Senti questa posa, polmoni pieni. Arrotonda la schiena, le mani scivolano, vai bene sull'osso sacro. Inspiro, Parvottanasana. Appoggia il bacino, Dandasana, fuori tutta l'aria, apnea, polmoni vuoti, dai che viene fuori il sole. Inspiro, Kekari Mudra, tocca bene il cielo. Paschimottanasana. Apnea, polmoni vuoti. Inspiro, Dandasana, apnea, polmoni pieni. Le mani scivolano indietro, arrotonda la schiena, risucchia bene l'ombelico. Inspiro, Parvottanasana. Restiamo qui qualche respiro. Bacino in alto, mani spingono. Solleviamo anche il piede destro, sul piedino verso il cielo. E piano giù. Su piedino sinistro, si vai piano, qualsiasi problema. Piano giù il piede e anche giù il bacino. Lascia il bacino lì dov'è, incrocia bene le tibie. Senti proprio questo incrocio di tibia. Attiva l'addome, stacca le mani. Se vuoi ti prendi i piedi, ti porti i piedi vicino al bacino, o se no, semplicemente piano vieni in avanti e vieni su. Lì è la posizione in cui ci sarà il sole più tardi. Appoggiamo bene le manine,
bene le ginocchia, ci assicuriamo che ci sia la distanza tra mano e ginocchia, la stessa distanza che c'è tra la spalla e l'anca. Senti questa uguaglianza, senti questa sorta di relazione tra spalla e anca e tra mano e ginocchio. Inspiro, posizione della tigre. Espirando gatto. Inspiro tigre, punta bene i piedini a terra. Spingi sui piedi, cane a faccia in giù, facilitato, ginocchia piegate. Vieni avanti con la testa, posizione da piegamento. Glute al cielo, cane a faccia in giù. Posizione da piegamento. Cane a faccia in giù. Posizione da piegamento, rimaniamo bene qui, attiva bene l'addome, talloni spingono bene indietro, testa in avanti. Andiamo su con la manina a destra e il bordo dei piedi vanno bene a, diciamo, a distendersi sul tappeto. Spingi bene con la mano di terra. La mano di terra non è un puntello inanimato, ma è proprio un sostegno attivo. E piano giù la manina destra. Andiamo su con la manina sinistra. La mano destra ha un puntello attivo. Sguardo bene la mano che sta su. Piano giù la manina, glute al cielo, cane a faccia in giù. Solleva i talloni alti alti e poi lasciamo cadere giù i talloni verso il tappeto. Inspiro, talloni altissimi, espirando talloni verso il tappeto. Inspiro su, espirando piano giù. Inspiro su, espirando giù. Resta bene giù con i talloni pesanti, che non vuol dire che tocchino il pavimento, quello dipende dall'articolarità della caviglia. Ma assicurati che i talloni pesino, la testa pesa, mani spingono, glutei salgono. Vieni avanti con la testa, posizione da piegamento, dammi un piegamento. Cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Vieni avanti con la testa, inspiro, posizione da piegamento, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, inspiro, posizione da piegamento, santolasana, piegamento, chaturanga dandasana, cane a faccia in su, urdha mukha, cane a faccia in giù, hadha mukha. Andiamo su con il piedino destro. Per ora teniamo il bacino ben allineato, l'alluce destra guarda il pavimento, perciò il piede non si alza tanto. Piede destro tra le mani, mano destra al cielo. Senti questi quattro punti. Mano spinge giù, mano va su, tallone indietro, ginocchio avanti. Mano destra su ginocchio destro, mano sinistra su ginocchio destro, spingi avanti il ginocchio, vieni su con il tronco, stacca le mani, grande cerchio, affonda bene col ginocchio avanti. Sì. Mani ben unite, inspiro, espirando, cerchio enorme, vado giù, appoggia le manine, piede, ritorna vicino al piede dietro, piegamento, chaturanga dandasana, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, piede sinistro al cielo, bacino ben allineato, alluce, guarda il pavimento. Piede sinistro tra le mani.
spingi bene giù con la mano destra, è lei che ti dà proprio la spinta e vai su con la manina sinistra. Senti queste quattro forze, una mano giù, una mano su, un tallone spinge indietro, perciò il ginocchio è disteso e una mano tocca il cielo e un ginocchio spinge avanti. Respira dentro queste... Sì? Dentro questa forma, senti questi quattro tensori, questi quattro vettori. Senti anche come il respiro si espande. Piano giù la manina, anzi mano sul ginocchio, l'altra mano sul ginocchio, spingi bene avanti il ginocchio, vieni su. Una bella posizione di equilibrio e anche di forza. Se affondi bene con il ginocchio, tutti i muscoli della coscia si attivano, un grande cerchio su. Spalle giù, addome attivo. Senti il lavoro. Anche dentro la schiena. Non lasciare che la schiena si appoggi da qualche parte, attiva bene e ricerca la verticalità con i muscoli della colonna. Inspiro, disegna un cerchio, appoggia giù le manine. Piede raggiunge l'altro piede. Piegamento, i gomiti strisciano sulle coste. Canna faccia in giù. Mani spingono, glutei salgono, ombelico bene risucchiato. Ruotiamo piede destro, 45 gradi, avanti piedino sinistro. Spingiamo bene sulle mani e veniamo su. Bel guerriero 1. Senti che la base d'appoggio è molto più stabile perché il piede dietro è aperto, ben appoggiato. Affondiamo bene con il ginocchio, un bel guaio 1 finito. Mani ben unite, spalle rilassate, sguardo i pollici. Spingi bene giù con tutti e due i piedi e assicurati che anche i talloni siano ben radicati dentro la terra. Inspiriamo qui, espirando apriamo il bacino è la prima cosa che si apre, i piedi un po' si adattano e le mani seguono. Guerriero 2, affonda bene con il ginocchio, spingi bene con le mani, gomito sinistro su ginocchio sinistro, un bel appoggio. E la mano destra continua la linea del tronco. Senti questa continuità, senti questa relazione, questa connessione. Tutto l'emilato destro che si allunga. Piano torno, affonda bene col ginocchio sinistro e ti apri, come un fiorellino che si apre, guerriero 2. Ruota il polso sinistro, spingi bene con i ginocchi in avanti e andiamo in guerriero 2 rovescio. Affonda bene con il ginocchio sinistro e spingi bene con la gamba destra, con il piede destro. Non rimanere basta, lavora dentro la posa, sostieni bene la posa, dai forza alla posa. Piano torno, guerriero 2, ruota il polso sinistro, estendi il polso sinistro, una circonduzione in senso anti-orario col polso sinistro. Appoggiamo la manina sinistra dietro al piede sinistro e ci allunghiamo. Allunghiamoci, come se dovessimo prendere un oggetto verso il mare, per te Davide, verso di me, la mano. Sì, ruota bene il cuore verso il cielo e piano giù la manina,
piede raggiunge l'altro piede, se posso con il bacino basso, perciò restiamo in posizione da piegamento. Piegamento. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Restiamo qualche respiro qui. Ruota piede sinistro, 45 gradi, piede destro tra le mani, spingi bene sui piedi, su tutti i due piedi e andiamo su a costruire il guerriero 1. Radica bene i due piedi e anche i talloni, assicurati di non mettere poco peso sui talloni, tanto peso sui talloni nei guerrieri. Ombelico attivo, bacino ben orientato in avanti, perciò l'emi bacino sinistro va in avanti, mani unite, mani si toccano pienamente, spalle lontane dalle orecchie. E da qui piano il bacino si apre, adesso il bacino si apre. Boom. I piedi si aggiustano un pochino e le mani seguono. Affonda bene con il ginocchio, il piede dietro spinge. Se uno dovesse chiedermi spinge cosa? Spinge il ginocchio sinistro in avanti. Con questo piede io sto spingendo. Come se dovessi veramente spingere qualcosa. Addome attivo, schiena ben verticale. Resta nella posa, investi nella posa. Non semplicemente restare. Non lasciar passare il tempo senza darci valore, senza aggiungerci presenza. Gomito destro sul ginocchio. Qua dipende un po' da te, come vuoi. A me va bene bene, tanti consigliano di intravuotare bene l'omero e la mano va su. Ma puoi anche semplicemente appoggiare e stare così. E allunghiamo tutto l'emilato sinistro stavolta. Allungala, allungala, cerca connessione, cerca continuità. Sguardo il palmo della mano che sta su. La mano va in diagonale, il piede spinge in diagonale verso giù. La mano spinge in diagonale verso su, piede in diagonale verso giù. Respiraci dentro, senti come il respiro si adatta. E pianissimo torna. Lentissimamente poi ti spieghi, piega bene avanti il ginocchio, guerriero 2, passa per il guerriero 2, ginocchio ben affondato avanti, ruota il polso, affonda con il ginocchio e ci apriamo in guerriero 2 rovescio, ginocchio dietro disteso disteso, ginocchio avanti piegato piegato, più che puoi, quasi esageratamente piegato. Piano torno, bel guerriero 2, ruota il polso, estendi il polso, un'unica circonduzione in senso orario, come l'orologio. Espirando appoggia la manina dietro il tuo piedino, mettici peso sulla mano e continua la linea con la mano sinistra. La mano sinistra viene verso avanti, verso di me, sì, guarda il palmo della mano e ruota bene il tronco. Posizione ricca di sensazioni, non scappare via dal sentire, anzi, piano appoggia giù la manina, allinea il piede che sta dietro, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù.
ruotiamo piede destro, 45 gradi, avanti piedino sinistro, spingi bene sui due piedi e vieni su e costruiamo il guerriero 1, bel guerriero 1, guerriero 2, distendiamo bene tutte e due le ginocchia, non solo distendiamo le ginocchia ma spingiamo bene con i piedi e osserva cosa succede al bacino, spingi bene con i piedi, appoggiamo le mani sul bacino, il bacino bascula, fa questo movimento qua, perciò una sorta di movimento attorno alle anche, manina a sinistra viene in avanti verso il mare e piano andiamo giù, quello che c'è c'è, l'altra mano su, Trikonasana. Resta qualche respiro qui. Spingi bene l'emi bacino sinistro in avanti. E invece cerchiamo di appoggiare bene le spalle, le scapole a un ipotetico muro dietro. Non solo rimanere nella posa, visita la posa. È come un viaggio che si fa in ogni asana, come quando vai in un paese, non devi semplicemente stare, devi andare a visitarlo. Ogni cittadina, ogni fiume, ogni monte. Guarda la manina che sta sotto e vieni su come se qualcuno ti tirasse su per la mano destra. Senti questa forza esterna, non farti... Senti proprio questa forza esterna che ti tira su. Senti il vento. E piano giù la manina. Affonda bene con il ginocchio sinistro in direzione del secondo dito del piede. Guerriero 2. Bacino ben aperto. Affonda bene. Inspiro qua. Espiro, appoggia le manine. Piede raggiunge l'altro piede. Piegamento. Canna faccia in su. Canna faccia in giù, quel che respiro qui, ruota piede sinistro 45 gradi, avanti piedino destro, spingi bene sul piede e piano vieni su e costruiamo il guerriero 1, bacino nel guerriero 1 ben in avanti, sì, perciò lemi bacino sinistro ruota in avanti, non facciamo questo, c'è proprio questo avvitamento del bacino, restiamo qui qualche respiro, mani ben unite, resta lì, ginocchio avanti ben piegato, ginocchio avanti piegato, piegato, ginocchio dietro ben disteso. Il bacino fa questo gioco qua. Perfetto. Adesso, senti la differenza, no? Avvita bene in avanti, sì. C'è un grande lavoro proprio di muscoli stabilizzatori del bacino. E piano ci apriamo in guerriero 2, il bacino che si apre, le mani seguono. Adesso il bacino è completamente aperto, per il bacino è molto più semplice il guerriero 2. Distendiamo tutte e due le ginocchia e non solo distendiamo le ginocchia, spingiamo con i piedi, i piedi spingono e senti che proprio la spinta dei piedi crea la possibilità di muovere il bacino e il bacino si inclina, la mano destra va verso destra e poi piano ci infiliamo tra due vetri e andiamo giù, Trikonasana, bel triangolo, guarda bene la mano che sta su, respira bene nella posa, senti la forma, costruisci la forma in ogni dettaglio,
tira via tutto ciò che non serve. Guarda la manina che sta sotto e piano vieni su come se qualcuno ti tirasse su per la manina. E espirando piano giù. Affonda con il ginocchio in direzione del secondo dito del piede. Addome dolcemente attivo, spalle rilassate, mani in spinta. Inspira. E espira, appoggia le manine. Piede raggiunge l'altro piede, piegamento. Canna faccia in su. Canna faccia in giù. Resta qualche respiro qua. Mani spingono. Non vivere passivamente la posa. Continua a lavorare nella posa, ad aggiustarla, micro aggiustamenti, mani spingono, glutei salgono, testa cade, talloni pesano, le mani ben sgranate e ben appoggiate. Ruota piede destro, 45 gradi, avanti piedino sinistro. Inspiro, guerriero 1, ormai lo conosciamo, organizziamo subito bene il bacino e da qua ci proiettiamo in avanti, guerriero 3, una proiezione in avanti, un tuffo in avanti e restiamo qui qualche respiro. E piano lentissimamente piede si uniscono in avanti e le mani vanno su, dai. Angeli mudra. Tocca bene il cielo con le mani, risucchio l'ombelico, sguardo le mani. E poi le mani scivolano davanti al cuore. E Tadasana. Inspiro qui. S, pranam, fuori tutta l'aria. Inspiro, angeli mudra. S, padastasana, mano piede. Qui restiamo qualche respiro. Spingi bene con i piedi, lascia cadere la testa. Lascia salire bene sul bacino, i glutei. Allunga bene la schiena, guarda in avanti, puoi anche ammorbidire le ginocchia se vuoi. Passo passo e piegamento. Chaturanga Dandasana. Canna faccia in su. Canna faccia in giù. Ruota piede sinistro, 45 gradi, avanti piedino destro, spingi bene su tutti e due i piedi e vieni su, senti come la spinta ti aiuta a radicarti bene. Guerriero 1, controlliamo bene il bacino, esatto, mani ben unite, spalle lontane dalle orecchie, sguardo ai pollici. E da qui ci proiettiamo in avanti, un tuffo in avanti. Guerriero 3. Ogni posa ha le sue difficoltà, ogni posa ha le sue sfide, vivi la posa con curiosità.
E pianissimo, i piedi si avvicinano e le mani piano vanno su, su, su. Angeli mudra, ombelico risucchiato, mani spingono verso l'alto, ombelico in dentro, piedi in basso. Inspiriamo qua, espirando piano pranam e tadasana. Qualche respiro qui, occhi chiusi. Lasciamo che il vento ci spolveri, lasciamo andare tutta la polvere. Apriamo gli occhietti, inspiro qui, davanti al cuore, inspiro su, Padastasana, inspiro, Uttanasana, alza bene il cuore, guarda avanti, espirando, Chaturanga Dandasana, mi sei tutto un pezzo, cana faccia in su, cana faccia in giù, ruota piede destro, 45 gradi, avanti piede sinistro, inspiro, guerriero 1, sì, bel guerriero 1, respiriamoci dentro, senti cosa vuol dire respirare dentro il guerriero 1. Da qui ci proiettiamo in avanti come abbiamo fatto prima, guerriero 3. E poi la consegna è molto semplice, teoricamente. Vieni su con il tronco, ma cerca di non appoggiare giù il piede destro. Vieni su con il tronco, ricerchiamo la verticalità con il tronco, sì, senza andare giù con il piede. Prima siamo andati direttamente giù, no, lasciamo su. Più che puoi sul piede. Senti che cerca anche di mantenere, vieni bene su con il tronco, una bella verticalità. Sì. E piano da qui, lascia questa apertura, quello che c'è c'è e appoggia il piede indietro. Quello che c'è c'è, quella è la tua apertura, nulla di più. Mano destra su, perciò la mano del piede dietro su. Mano sinistra sull'ala iliaca sinistra. E siccome la tendenza sarà andare con l'ala iliaca in avanti, io proprio prendo l'ala iliaca e me la spingo indietro. Perciò faccio questa mossa qua, fin dall'inizio, prendo l'ala iliaca e la spingo ben indietro. Continuo ad andare in cerca su con il cielo, non il cielo in un punto qualsiasi, proprio lo zenith, la verticale sopra di me. E poi faccio un perno all'anca, l'anca si flette, la colonna rimane stesa. Come quando va giù il sole, voglio toccare il sole che sta per tramontare. E poi vado giù, appoggio la mano dove va, va. Va bene ginocchio, piede, tappeto. Allunga la schiena, aumenta la distanza tra l'anca sinistra e la spalla sinistra, continua a spingere bene con la mano l'anca indietro e poi vai su con la manina sinistra. Triangolo rovescio. Orienta il palmo della mano in modo tale da guardare il palmo della mano. Spingi bene con i piedi, allunga bene la schiena. Guarda la mano che sta sotto e piano vieni su, srotolando e girando bene le mani. Ruota, ruota, ruota. Sì. Piano vieni su, equilibrio. E manine vicine, vicine. Inspiro, allungati bene. Stuffiamoci bene in avanti. Inspiro, allunga la schiena, guarda avanti. Espirando, passo passo, piegamento. Cana faccia in su. Cana faccia in giù. Ruotiamo piede sinistro, 45 gradi, avanti piedino destro. Spingi bene sui piedi e vieni su. Senti proprio che la spinta dei piedi, spinge con tutti e due i piedi, aiuta a posizionare bene il bacino e ad organizzare bene la,
tutti i muscoli che stabilizzano la colonna. Spalle lontane dalle orecchie, addome dolcemente attivo. Senti come il respiro entra dentro questa posa. E da qui ci proiettiamo in avanti, come abbiamo fatto prima, guerriero 3. Il tronco viene su e la gamba vuole rimanere su. A un certo punto la gamba scende perché fisiologicamente, a meno che uno non sia un contorsionista, l'estensione d'anca è relativamente piccola. E mi ritrovo con il tronco verticale, un'estensione d'anca e anche una leggerissima extrarotazione d'anca, fisiologica extrarotazione d'anca. Mantengo questo angolo e lascio cadere giù il piede. Mano destra alla iliaca. E siccome so già che questa andrà in avanti, inizio fin da adesso a prenderla e a invitarla a stare ben indietro. Mano sinistra su C, indicazione, non in un punto qualsiasi, proprio nella verticale, nella continuazione della colonna. Senti queste forze, piedi che spingono, mano che spinge indietro. Inspiro, ed è il sole che va giù e io voglio continuare a toccarlo. Spingo bene con la mano, sennò il bacino ruota. E piano giù. Dove va? Va, va bene il ginocchio, polpaccio, terra, piede. L'anca si allontana dalla spalla destra. Spingi bene con la mano indietro e solo poi stacca la mano e la mano va su. Triangolo rovescio. Sono pose sfidanti per tanti motivi. Guarda la manina che sta, il piedino che sta sotto, la mano che sta sotto. Vieni e inizia a ruotare. Sì. Metti peso avanti e andiamo su. Equilibrio. L'equilibrio non è una cosa rigida. Senti. E pianissimo, mani davanti al cuore. E Tadasana, occhi chiusi, rimaniamo qui qualche respiro. Queste pause nello yoga ci ricordano di non proiettarci solo nel fare, ma di essere sempre presenti nel sentire. Apriamo gli occhietti. Inspiro, mani direttamente su. Se mi tuffo in avanti. In, allunga bene la schiena, guarda avanti. Espirando, appoggia le ginocchia, appoggia le manine, appoggia tutto. Andiamo a depositarci pancia giù sul tappeto. Perciò. Giriamo la testa da un lato. Qualche bel respiro. Gira la testa anche dall'altro lato.
Poggiamo la fronte a terra, le mani vanno avanti, 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 tanto avanti, perciò diciamo lungo le orecchie, ben avanti. Lasciamo cadere i talloni verso fuori, perciò un'intro-rotazione dei femori, i talloni cadono verso fuori. Muovi un po' il bacino, assicurati che non ci sia rigidità a livello del bacino. E iniziamo a spingere con le mani verso giù, le mani spingono verso giù. E poi solleva un po' la testa. E cerchiamo di estendere la parte alta del tronco, la zona toracica. Se le mani sono tanto avanti, questa spinta non dovrebbe interessare la zona lombare. Se le mani sono poco avanti, questa spinta interessa la zona lombare. No, la zona è avanti, avanti, avanti e spingiamo verso giù con le mani. E portiamo il respiro nella zona toracica. E quando inspiriamo, cerchiamo di organizzare l'inspirazione verso l'estensione della zona toracica. Non forzo il collo, non devo guardare avanti, posso guardare le mie mani. Mi assicuro che l'inspiro incoraggi l'estensione della zona toracica. E pianissimo giù, libera tutto, libera un po' le braccia, gira la testa da un lato, qualche respiro. Gira la testa anche dall'altro lato, senti cosa il collo ti dice. Cerca di individuare dove ci sono le resistenze per questo movimento. Torniamo ad appoggiare la fronte a terra. Stavolta solo la mano destra, diciamo, va dove era prima, lontano lontano lungo l'orecchia. La mano sinistra va invece verso il ginocchio sinistro, lateralmente alla coscia sinistra. Spingiamo bene sulle mani, le mani spingono in giù, solleva la testa, solleva la fronte e vieni un po' su con la zona toracica. Spingi bene giù con le mani, ovvio siamo in estensione e anche una dolce flessione, questa volta verso sinistra. Spingi bene giù con le due mani. Assicurati che l'inspirazione incoraggi l'estensione. Le mani spingono bene giù. E piano lentissimamente torna. E libera le mani, libera la testa, gira la testa da un lato. Gira la testa anche dall'altro lato. Appoggiamo la fronte. Mano sinistra lungo l'orecchio. Lontano, lontano. Mano destra lungo il tronco, vicino lateralmente alla coscia. Spingi sulle mani e vieni su. Le mani spingono un po' giù. Senti questa estensione e anche questa dolce fisiologica inclinazione verso destra. E ci respiriamo dentro, non in maniera qualsiasi, come se l'inspirazione dovesse aiutarci ad estendere la colonna. E pianissimo torno giù, mani comode, libera le mani. Giriamo la testa da un lato,
e non la lasciamo in una maniera casuale, ci mettiamo anche un po' di estensione, come se volessi portare un po' la mandibola lontano dallo sterno. Perciò la testa è completamente arruotata e con la mandibola lontana dallo sterno, la parte anteriore del collo ben aperta. Rilassiamo bene le spalle. Piano torno, giro dall'altro lato. Non solo giro la testa, ma anche allontano la mandibola dallo sterno. Perciò estendo la colonna. È una rotazione in estensione. Senti la parte del collo anteriore molto aperta, la parte posteriore del collo chiusa, ma la testa appoggiata. E pianissimo torno. Ci mettiamo su un fianco. Comodo, comodo, decidi tu che fianco. Appoggia la testa sulla spalla e con la mano libera, con la mano quella che può andare verso il cielo, andiamo a massaggiarci il collo un attimo. Par di no, ma questo ultimo esercizio è un esercizio molto... che richiede un grande lavoro per alcune strutture del collo. Andiamo a assaggiare soprattutto la zona del sottoccipitale, quella zona che va dal cranio alle prime vertebre cervicali. E poi piano lasciamo cadere giù la mano, ci rilassiamo qui, qualche respiro. E veniamo qui qualche respiro, occhi aperti, occhi chiusi, decidi tu. Assicuriamoci di dare concreto tempo al sentire. Siamo molto abituati ad investire tempo nel fare e ad investire poco tempo nel sentire. Aiutandoci con le manine, ci mettiamo in posizione seduta. Usa tutto il tempo di cui hai bisogno. Usiamo il movimento per sentire, spesso usiamo anche, che come modo di dire, no, vado a fare yoga, forse sarebbe più corretto dire vado a sentire, vado a sentirmi. Restiamo qualche respiro, senti il lavoro che è stato fatto.
socchiudiamo gli occhi, occhi socchiusi. Lasciamo il respiro tranquillo e osserviamo come anche il respiro naturale influenza, trascina, mobilizza la nostra colonna con micro movimenti difficili da sentire se non ci impegniamo un pochino. Allungheremo il tempo dell'inspirazione in 15 secondi, lo faremo tutti assieme, fuori tutta l'aria, tutta anche velocemente, inspiriamo in 15, apnea polmoni pieni e fuori l'aria. Palmi rivolti verso l'alto, pollice e indice si sfiorano, risuoniamo con un om. Mani davanti al cuore, qualche respiro di gratitudine. Gratitudine per tutte le cose buone, belle, che ci sono anche nei momenti di difficoltà, perché spesso non ce ne accorgiamo. Namaste.